Eccoci qua, siamo in live. Buonasera Buonasera a Paralleli. tutti. Buonasera Paralleli. Eccoci. Bentornati a un altro appuntamento, al secondo episodio del Green Screen di Marco, dai. Tienilo per Eccoci bene. qua. Per quanto ancora farai questa cringiata? E io credo Non qualsiasi questo episodio. episodio. Ok, va Anzi, credo bene. che farò un episodio extra solo con un'ora di me che reggo il mio cartoncino blu da blue screen. Esatto, e direi che è la cosa Eccoci. più interessante che possiamo proporre ora come ora. No, a parte gli Beh, scherzi, no, dai, non è buonasera a vero. tutti. No, infatti, buonasera a tutti e benvenuti a Circo delle Quinte. Io sono Filippo Simonelli e con me, come da prassi, ci sono Enrico Truffi e Marco Surace. E stasera avremo anche a breve due ospiti di un certo spessore che sono il maestro Luca Ciammarughi e il maestro Sandro Cappelletto, con cui discuteremo di divulgazione musicale. Però oggi è anche una giornata abbastanza importante se guardiamo il calendario, perché è il compleanno di un nostro carissimo amico, non è vero? A parte che ieri era il compleanno del maestro Ciammarughi, a cui dopo faremo gli auguri. Ah, non lo Cosa sapevo. nell'aria. Allora, dopo, quando si inserirà nello studio, lo investiremo di tanti auguri. Va bene. Esattamente. Ma oggi è anche il compleanno di Prokofiev, che non mi Eh già, sembra attenzione. una cosa da poco. Come avete festeggiato voi il più simpatico musicista con la testa d'uovo della storia? Noi? Ah, ti stai rivolgendo a noi, pensavo Noi, ti stessi rivolgendo. ma in Sì. generale penso che ci rivolgiamo anche a chi ci stesse ascoltando, se si Ah, sono vabbè. ricordati di questa occorrenza, diciamo. Scriveteci nei Sì. commenti cosa avete ascoltato, come avete ritenuto opportuno festeggiare. Io ho rispolverato la sonata per violoncello e pianoforte, opera 119, suonata da Ashkenazi con Catherine Hughitt. Un pezzo che Bello. lui ha scritto dopo essere stato accusato di formalismo. Ma quale compositore russo non è stato mai accusato di formalismo ad un certo punto della vita? È Quindi vero. per alcuni è un po' diciamo una sonata cauta, però ci trovo anche un pizzico di malinconia dentro. Non so voi che ne pensate, se l'avete mai sentita. No, dico la verità, no. Ma non è un pezzo Aia. così famosissimo di Prokofiev, non è particolarmente frequentato, però te lo consiglio. Allora, No, questi sono i buoni propositi per l'ascolto settimanale che faremo poi sempre a fine puntata. No, io l'ho festeggiato non oggi, perché oggi sono stato impegnato con altre mansioni, ma 2 giorni fa mi sono sparato la Sinfonia Classica, che insomma non è mai male. E quindi mi sembra di aver visto anche dei video, però spezzoni, dei video delle prove appunto della Sinfonia. E mi erano capitati sotto mano quelli di Celibidache, c'era anche qualcun altro, quindi mi sono sparato qualche manciata di minuti di prove, che insomma sono sempre anche molto informative e molto educative, insomma, anche da questo punto di infatti, vista. mica da poco. Però, Coprofiev non si può sentire, Matteo. chi l'ha scritto? Matteo, chi poteva Tu essere? Filippo, Io cosa hai oggi ho ascoltato? rispolverato una vera chicca della mia discoteca, che è E Filippo deve sempre quest'edizione fare di, lo sborone. esatto, Pierino e Lupo e la guida The Young Person's Guide to the Orchestra di Britten. Una cosa interessante è che la voce recitante è di Edoardo De Filippo. Io non sapevo che esistessero incisioni discografiche di Edoardo De Filippo, e questo tra l'altro è un'edizione che ho trovato in un negozio di Padova. Mi ha consigliato un amico, Alessandro, che saluto se è in ascolto a vederci. Ho trovato a qualcosa come 3 euro. Pensavo c'è un inghippo, tipo il disco è vuoto. Invece è un vinile che si sente benissimo. E adesso devo far finta che non stia commentando Matteo, perché sennò veramente mi distraete anche fin troppo, ragazzi. Eh no, veramente un disco bello. Non so se esistano altre Fa vedere registrazioni. meglio l'illustrazione perché mi era piaciuta Infatti, tantissimo. ma a che anno Allora, ecco, risale, più in Filippo, alto, tra ecco l'altro? qua. Allora, che anno risale questa incisione? Sai che non lo so, non sta scritto da nessuna parte qui, né prima né dopo né. Non Né si sa, durante. né durante, no? Non mi aiuta in effetti questa cosa, però ti posso dire che appartiene alla discoteca del Radio Corriere TV. Cioè, veramente qua stiamo parlando di albori della discografia, però poco ci manca, eh. Bello. Ma Mazza. comunque, Ma
Se avete qualche chicca prokofieviana, ditecelo nei commenti, perché comunque noi siamo più o meno tutti mediamente appassionati, però chiaro che è sempre interessante scoprire cose nuove. Vediamo se riesco a mettermelo come nome tutelare da qualche parte qua dietro. Al posto dei numeri di quinte parallele che sempre... Sì, anche magari sono che stanno diventando davvero autoreferenziali qui. Sì, ma sono il nostro portafortuna. E poi tra l'altro il disco è più o meno alto il doppio rispetto al numero di quinte parallele, quindi il numero di quinte parallele c'entra, il disco no. È una mia grande studiato, secondo me non sono coincidenze. Sì, no, secondo me per quello poi si è passati al compact disc, perché non c'entrava nelle librerie, nell'altezza delle librerie, no? Quindi... Per fare la diretta di Facebook, esattamente. Esattamente. No, beh, adesso a parte questo, parliamo un attimo, celebriamolo anche un po' degnamente questo Prokofiev, a parte i nostri ascolti, ecco, oggi abbiamo condiviso, anzi abbiamo accolto questo articolo molto bello di Arti in Basilica Brizzi e De Stefano, che credo, insomma, abbiamo letto un po' tutti, e io devo dire, insomma, a parte mi è piaciuto molto, non perché sono di parte, perché è stato pubblicato su Quinte Parallele, ma perché dava effettivamente, no, questi vari scorci e anche questi aggettivi, indirizzi che Prokofiev dava, no? Se stesso dava alla propria musica, no? Diceva c'era proprio questo stile classico, poi c'è lo stile motoric, cioè, un Prokofiev che mi scrive motoric, devo dire che insomma, è interessante. È tutto un programma. Eh sì, e quindi appunto cioè, questo stile motoric che... molto interessante, il stile selvaggio, un po' selvaggio, ovviamente moderno, poi abbiamo messo quella citazione bellissima di Prokofiev su Stravinsky, no? Anche oggi. Sì, sempre a proposito di cose autoreferenziali, direi. Che autoreferenziali, esatto. Esatto. Beh, però comunque, no, a me... devo dire, è molto... Vai, vai, scusami Filippo, sto facendo il monologo, vai. No, 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 ma assolutamente. Una cosa a me è sempre colpito molto di Prokofiev è la ricchezza di, come dire, la creatività nel mettere le agogiche ai suoi brani. Io l'altro giorno non mi ricordo che cosa ho ripescato, c'era un andante caloroso, insomma, qualcosa che... Andate, veramente... Non hai detto andante teneroso, qualcosa del genere? Teneroso, ma c'è teneroso. Andante caloroso di una suonata. Ma teneroso sì, ma è un errore di stampa per tenebroso o è teneroso, è un nuovo neologismo? Tipo gli orsetti del cuore, tenerosi. Tenerosi. Annaggia. Aspetta, dovrei... Chiamo che faceva da rivale al bot like di Adams. Sì, per chi non lo sapesse, è stata appena pubblicata sulle piattaforme di riproduzione musicale la nuova incisione del concerto di John Adams per pianoforte e orchestra, e anche lì diciamo ci stanno indicazioni piuttosto creative. Poi magari ne parliamo un po' più approfonditamente quando faremo la puntata sulle agogiche. No. No, anche solo quando ce lo saremo guardato un po' più approfonditamente, almeno io l'ho sentito solo una volta ed è stato comunque molto molto interessante, come molto teneroso, direi. Sì, assolutamente. Comunque c'è già un suggerimento significativo, sì. Andrea suggerisce che Marina Vukotic scusate c'è la tosse, che recita Estuario Soldà è maggiore di Edoardo De Filippo e recita Pierino e Lupo, a parole dure. Ci picchia. Aia. Chi vuole controbattere? Non i morti, perché ovviamente non potranno difendersi. Beh, no, Marina mi risulta sia viva e vegeta. Hai detto Milena Vukotic, non Marina. Che cosa ho letto? Io ho letto Marina. No, ma anch'io ho letto Marina. Lezione. Però forse non conosciamo Marina Vukotic. Ah, forse un'altra Vukotic. Probabile. Insomma, Andrea specifica, dacci dei somari pubblicamente per non conoscere Marina e conoscere Invece Artin Bastiri Tabrizzi consiglia un video su YouTube in cui Prokofiev suona il famoso preludio in sol minore di Rachmaninov ed è davvero interessante sentire con che carattere lo suona. Quindi magari altri suggerimenti. Cosa? Metti link. Certo. C'è Andrea che nel frattempo ci ha trollato alla grande e ce l'ha anche dovuto scrivere perché noi non ci arrivavamo da soli. Molto bene. Direi che
A questo punto, per cercare di salvare un minimo la faccia, noi ci possiamo far da parte. Sì, e introdurre l'argomento cardine della serata dopo aver celebrato il nostro Sì, Sergei, magari direi. possiamo Esatto. fare da trade union con Pierino e Lupo, che non è proprio, che si può definire volendo un'opera di divulgazione musicale, per quanto sia più didattica per i bambini, però Certo. E stiamo credo che sei parlando di poi quella che divulgazione. ha fatto avvicinare un po' tutti alla musica di Prokofiev. Io almeno mi sono avvicinato alla sua musica con Pierino il Lupo, quindi Con il insomma, cartone della Disney. bravo, bravissimo. Quindi forse è davvero l'apripista per introdurre i nostri ospiti. Si può divulgare tramite musica didascalica? No, adesso entriamo poi in. La facciamo un po' complicata così. No, Certo. certo. Comunque il maestro Colombo Taccani, che salutiamo, conferma che l'Andante Caloroso è il secondo tempo della settima sonata, quindi non me lo sono sognato. Però non teneroso, caloroso. Teneroso mi sa che è qualcosa dall'Opera 65, però non dovrei controllare effettivamente, perché secondo me vale la pena. Però se ci Manderemo vogliamo il nostro team perdere di ricerca a fare questo le lavoro per noi. Noi non ci sporchiamo le no, decisamente. Però direi che a questo punto è effettivamente il momento di chiamare in causa i nostri ospiti che hanno aspettato abbastanza. Che dici, Marco? Sei tu il Direi di padrone di sì, casa, quindi. sono il padrone di casa, quindi entriamo nel vivo della serata e appunto, come avete visto, l'argomento della serata è si può fare divulgazione online. Non abbiamo specificato divulgazione musicale, quindi adesso cercheremo anche di trattarla insieme ai nostri ospiti che sicuramente sapranno darci un contributo molto importante, molto più esaustivo di quanto non possiamo fare noi, come si dice, cazzeggiatori, ecco, detto Esatto. in provenzale. Quindi vi introduciamo gli ospiti della serata che sono Luca Ciammarughi, eccolo, che entra. Ciao. Luca Ciammarughi, critico musicale, divulgatore, concertista, insomma, autore di numerosi libri. E abbiamo anche Sandro Cappelletto. Benvenuto, maestro. Buonasera a tutti. Ciao, ciao, ciao. Buonasera. Anche Sandro Cappelletto, giornalista, critico musicale, insomma, quindi non credo che non abbiano bisogno entrambi di presentazioni, però se si vogliono presentare sono i benvenuti. No. Chi siamo noi per Ma no, impedirlo? voglio intervenire rapidamente sul compleanno di Prokofiev. Io ho avuto l'enorme fortuna involontaria di assistere a un dialogo tra Prokofiev e Shostakovich. E Shostakovich lo trattava con un po' di sufficienza, no? La sua facilità, il suo classicismo, e ha detto la sua celebre frase: caro Sergei, vedi, la mia musica non è mai come appare, c'è sempre un altro livello sotto quale io comunico nelle condizioni in cui tutti viviamo. E Prokofiev ha risposto: ma nemmeno la mia musica, Dimitri, è come appare. Pensa a Pierino il Lupo. Beh, ha detto Shostakovich, scusa, cosa c'è di segreto, Pierino il Lupo? A parte la difficoltà di stare a tempo durante il melologo, è uno dei melologhi più difficili, no? Perché la voce è proprio dentro l'orchestra, non ci vuole niente andare fuori e si perde tutto andando fuori, si perde il gioco di corrispondenza continuo tra voce, suono, orchestra. Come non è come appare Pierino il Lupo? Ma no, cioè, ma non hai capito che era una satira contro il potere? Ma come? Ma certo, ma chi è il lupo? È Stalin. Cosa c'è dentro la pancia del lupo? Dice Shostakovich, l'anatra, bravo. Sai cosa mi ha detto Walt Disney? No, dai un nome a quando ha fatto il cartoon, dai un nome a quell'anatra. E come l'hai chiamata? Sofia? E tu sai cosa vuol dire Sofia? Beh, saggezza. Ecco appunto, chi tirerà fuori la saggezza dalla pancia del lupo? Questo è il senso di Pierino il Lupo. Nessuno l'ha capito, ma era una satira nel modo che c'era concesso di farlo. Lui aveva la moglie e i figli a Mosca quando l'ha scritto, non poteva tanto scherzare, era appena tornato, è stato costretto a tornare dalle tournée perché se non tornava la famiglia era a rischio e la sua risposta d'artista è stata questa: il lupo è Stalin, l'anatra è la saggezza che qualcuno dovrà avere il coraggio di tirar fuori dalla pancia del lupo e forse potrà essere proprio Pierino, il giovane pioniere indisciplinato. Ci fixa. Mazza. Poi,
primi 2 minuti già ci ha aperto il mondo. I lupi assumono nomi diversi, ma ci sono sempre, nel nostro tempo abbondano. Certo. Maestro, ci chiedono nei commenti a quando risale questo scambio? Matteo ci chiede. E questo scambio risale alle 21:16 del 23 aprile del 2020, è stato creato per voi adesso, per gli amici di Quinte Parallele. Ragazzi, stasera veramente ci stiamo già spingendo su livelli E per quanto impegnativi. riguarda la data di quell'incisione del disco che Filippo non riusciva a trovare, siccome io ho vissuto tutta l'epoca del long playing, della sparizione del long playing e del ritorno del long playing, prova a guardare all'interno della facciata del disco, della facciata principale, sul bordo dove ci sono, sai, i copyright della casa, eccetera, spesso lì c'è anche l'anno di incisione, ma puoi farlo con calma. Adesso vorrei sentire Luca. Io intanto per l'Andante Tenebroso intervengo, che è anche quello da un'opera per bambini, si chiama Musica per bambini, opera 65. Quindi il tema dell'infanzia in Prokofiev prende pieghe diverse. Ma dobbiamo parlare di divulgazione però, giusto? Sì, Sì. Ritorniamo Ma sulla traccia originaria. non la stiamo già facendo così in maniera assolutamente metateatrale. Sì. Vabbè, comunque adesso sto cercando queste informazioni perché sennò non ci dormo la notte. Vabbè, ma puoi Perché voi farlo continuate, anche. fate conto che io non esista. Ma va Beh, bene. intanto introduciamo il tema. Cioè, il tema è la divulgazione online. Quindi per chi ci segue iniziamo a chiarire esattamente cosa si intende per divulgazione, perché non è così Beh, banale. Ecco, certo. Treccani ci dice che la divulgazione è la diffusione di informazioni e conoscenze attraverso esposizioni prive di tecnicismi e tuttavia sistematiche, cioè sufficientemente sistematiche, con lo scopo di interessare un sempre più largo strato sociale e contribuire all'elevazione politico-culturale delle masse. Ecco, torniamo in tema, tra l'altro, politico, C'è un tono un elevazione po' politico-culturale delle masse. condiscendente in questa dichiarazione, in questa definizione, volendo. Stiamo facendo concorrenza e concorso al discorso di Conte, no? Scherzo. Ma a proposito di questo, secondo me questa parola contiene naturalmente un'arma a doppio taglio che in questo momento è doppiamente un'arma a doppio taglio, perché il fine della divulgazione deve essere sempre portare la musica al centro, cioè mettere la musica al centro. Il rischio a volte è che invece la divulgazione magari divenga diciamo, il divulgatore, in quanto magari personaggio oppure accentratore, possa diventare lui il centro e mettere la musica invece a côté. Quindi secondo me in questo momento in particolare, in questo momento del coronavirus, noi siamo veramente degli equilibristi sul filo, cioè dobbiamo muoverci fra la necessità di portare il pubblico verso di noi. Questo significa naturalmente per un divulgatore, anche per un divulgatore online, ma non solo, anche essere, passatemi il termine, divertenti, cioè comunque tenere il filo del discorso in maniera anche talvolta un po' giocosa, un po' stimolante, però allo stesso tempo comunicare anche qualcosa di sostanza e soprattutto tenere in considerazione che la musica è sempre qualcosa che si fa dal vivo, nella migliore condizione possibile, che non è quella attuale, naturalmente. E quindi io non vorrei che il discorso della divulgazione online portasse questa dimensione della virtualità a prendere troppo piede e quindi a diventare quasi una scusa per diminuire quella che invece è l'attività dal vivo. In questo momento i musicisti sono, diciamo, estremamente e giustamente preoccupati del fatto che la dimensione online diventi in qualche modo sostitutiva del concerto vero e proprio. Ecco, adesso io ho messo nel calderone diversi temi, però quello che intendo, vale anche per la divulgazione tout court, cioè la divulgazione non deve diventare quello che il compositore Virgil Thompson chiamava il racket dell'apprezzamento musicale, cioè un'attività
lui diceva racket, diciamo, proprio, c'è un'attività che in qualche modo attira talmente su di sé l'attenzione da prendere quasi il posto della musica stessa. Cioè, secondo me invece la divulgazione deve essere veramente un tramite, e quindi il divulgatore, per esempio, se un divulgatore è un personaggio che magari attrae le masse, io adesso non faccio nomi, però a tal punto che le masse vanno ai suoi, o seguono i suoi appuntamenti di divulgazione perché è lui il fulcro, e quindi seguono lui, non seguono tanto la musica, questo non è molto positivo. Cioè, il divulgatore deve essere sì interessante, ma deve anche non accentrare troppo l'attenzione in sé. E questo, secondo me, è un equilibrio difficile. Se Sandro vuole commentare questo. Sì, certamente è l'equilibrio difficile, l'equilibrio che si pone anche l'interprete quando interpreta un brano di musica, quanto deve far venire fuori l'autore e quanto deve far venire fuori se stesso. Se posso avere due minuti in quella definizione della Treccani che Luca ha fatto benissimo a mettere in esordio nel suo intervento, riconosco proprio la missione della Treccani. La Treccani che cosa vuole fare? La alta divulgazione, senza troppi tecnicismi, senza banalizzazioni, nella speranza di rivolgersi al pubblico più ampio possibile. Questo è storicamente la missione, ormai quasi da un secolo, della Treccani. Il tema della paura che tutti abbiamo in questo periodo, che sarà purtroppo lungo, che queste conversazioni, queste modalità sostituiscono la socialità del concerto, della fruizione, la fisicità, il piacere di essere mentre le cose accadono, di sentirci, di guardarci. Stamattina parlavo di questo con Salvatore Accardo, che sta facendo lezione ai suoi allievi dell'Accademia Waldstauffer di Cremona, ed era veramente affranto, perché la qualità delle lezioni è modesta, lo diceva lui. Lui non sente il suono, lo sente in maniera molto rovinata, non vede bene le dita, la mano, l'avambraccio, la spalla, la posizione, tutte quelle cose che sono, perché ha detto questa frase che mi ha molto colpito: il suono nasce prima dentro l'interprete e poi va allo strumento. Credo che Luca su questo possa confermare o smentire, ma insomma, io penso che sia così, no? Il suono è dentro di te e poi attraverso la tua coscienza diventa anche fatto tecnico, gestuale tecnico, e se lui non vede questo perde molto, perde come didatta. L'altro ieri è partito questo appello L'arte e vita, che ha raccolto quasi ormai in due giorni 15.000 adesioni, no? Più che un appello, era un grido disperato partito da chi? Da musicisti, professionisti che sono stufi di suonare a finestra o di suonare online, che vogliono recuperare il loro pubblico, il loro mestiere, la loro professione. Questo ha due aspetti: uno artistico, perché il concerto, la musica è fatta dall'interprete e dal pubblico; uno professionale, nel senso che molti musicisti sono garantiti, dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche. Sì, neanche troppo in realtà. Per 9 settimane per ora. Esatto. I docenti di conservatorio, ma noi sappiamo benissimo che nel nostro mondo la grandissima maggioranza non è garantita. Non ha un posto fisso in orchestra, non ha un posto fisso in un conservatorio, in un'accademia statale, non ce l'ha. Quindi sta pesantemente già subendo le conseguenze di questa situazione. Io spero, ecco, che... se posso aggiungere, prego. Sandro, posso aggiungere una cosa? Per esempio, i cantanti dei vari cast vocali delle opere, sì, in Italia non stanno venendo pagati per le opere che hanno perso, mentre all'estero, per esempio la Royal Opera House, se non sbaglio, ma anche altri teatri d'opera, li stanno pagando molto di più per le opere perse. Questo è un dettaglio, per esempio, non secondario. Sì, è molto importante, te lo posso confermare, anche in Germania succede così, in maniera diversa, non c'è una uniformità, ma ci sono dei teatri che corrispondono il 30% del cachet pattuito, esatto, sì, pur non essendoci stata la recita,
assicurano nuovi contratti quando si riaprirà, rimborsano le spese sostenute, cioè è un problema che è tenuto presente, da noi non ancora. Quindi c'è una situazione di impoverimento reale di migliaia di musicisti, attori, i tecnici, tutti coloro che lavorano nei service, no, tutte le professionalità che sono ferme. Sappiamo benissimo che il settore dello spettacolo non sempre è trasparente, cioè non sempre si viene pagati con i contributi, con la denuncia dell'assunzione, eccetera. Quindi ci sono molti musicisti e lavoratori dello spettacolo che non hanno, per un motivo o per l'altro, quelle 30 giornate lavorative nel 2019 senza le quali non hai diritto al sussidio riconosciuto dall'INPS per le partite IVA. Quindi la situazione si sta facendo pesante. La divulgazione online, che di questo stiamo parlando, anzitutto è divulgazione, quindi in che contesto siamo? Questa sera noi siamo in un contesto che possiamo facilmente immaginare abbastanza riservato, di musicisti, professionisti della musica, studiosi, musicologi, giornalisti musicali, comunque siamo tutto sommato tra di noi. Quando sei in un'area universitaria online non sai chi hai di fronte, il ragazzo al primo anno, quello che vuol fare il pianista nella vita, quello che farà altre cose, quindi lo spettro diventa più largo. E qui torna molto utile un semplice schema messo a punto da una sociologa americana, Wendy Griswold, che lo ha chiamato diamante culturale, diamante perché è a forma di rombo, e diamond si chiama nel gioco del baseball, non il diamante delle signore, diciamo il diamante, ma è la base, è una parte del campo fatta a forma di rombo che viene chiamata diamond. Quindi questa sociologa americana ha usato un'espressione di slang, ma molto popolare. Essendo un rombo a quattro vertici, in un vertice c'è l'autore, colui che fa qualcosa, in questo caso noi, questa sera. A un altro vertice c'è il ricevitore, colui che ascolta, ma quello che ascolta forma il pubblico, terzo vertice. Questo pubblico non è un pubblico astratto, ideale, immaginario, no, è un pubblico reale che vive in una determinata socialità, in un contesto, che ha i suoi orizzonti di riferimento, che ha le cose che conosce, quelle che non conosce. Dunque il primo compito di divulgatore è cercare di capire il contesto del pubblico nel quale lui interviene. Questo è un teorema. Lei, la Wendy Griswold, adesso vi scrivo come si chiama, lo chiama uno strumento euristico, cioè che permette di trovare una risposta alle questioni preliminari che un divulgatore, chiunque faccia questo mestiere, ma chiunque sia un docente, deve porsi. Chi ho di fronte, qual è il punto di partenza del pubblico che ho di fronte, dove lo voglio portare, dove posso portarlo. Questa sera magari noi potremmo parlare di accordo in terzo rivolto, non faremmo un delitto. Se io lo faccio a una conferenza davanti al pubblico degli Amici della Fenice e degli Amici della Scala, non va bene, li perdo. Se io lo faccio alla radio, li perdo. Se io lo faccio a un programma televisivo, li perdo. Quindi la cosa fondamentale è conoscere il contesto nel quale operiamo. Perfetto, direi che è stato decisamente esaustivo. Poi è chiaro che noi adesso stiamo parlando di fare divulgazione in un contesto limite come quello in cui ci troviamo e di cui abbiamo già ampiamente parlato anche nella prima puntata del nostro podcast. Diciamo, io vorrei adesso spostare un attimino l'attenzione, non perché queste non siano questioni prioritarie, ma per non concentrarci solo su questo asfittico presente, sulle prospettive, diciamo, della divulgazione online e offline, diciamo, in generale, anche in un'ottica della ripresa, anche perché abbiamo comunque qui con noi due esponenti della divulgazione che, oltre a appartenere a due generazioni differenti, hanno fatto, diciamo, divulgazione su medium molto diversi. Diciamo, io volevo chiedere, appunto, siccome abbiamo parlato per ora di divulgazione in senso lato, ma circoscritta a questo ambito qua, se e come, diciamo, vi siete approcciati alla divulgazione dal vivo,
soprattutto vorrei chiedere poi a Luca in particolare come tratta questa sua professionalità, che è anche fatta molto di una socialità, incontro con le persone, quando poi deve cercare di suscitare interesse e fare quella divulgazione necessaria sui social network, su internet in senso lato. Certo. Allora, la mia attività di divulgatore è iniziata, direi, in due modi, dopo gli studi pianistici e al conservatorio. Da un lato, attraverso le lezioni concerto, che io ho iniziato a fare abbastanza presto e che hanno sempre avuto una buona risposta, nel senso che è vero che alla lezione concerto a volte può capitare che l'ascoltatore più esperto magari qualche volta si annoi, perché tu vai naturalmente a raccontare a un pubblico di cui non sai benissimo la natura, anche cose appunto non eccessivamente tecniche, e quindi magari il conoscitore può annoiarsi a una lezione concerto, ma la gran parte del pubblico invece trova la lezione concerto entusiasmante, nel senso che oggi più che mai il pubblico ha bisogno di riferimenti immaginativi che facciano scattare nella sua immaginazione qualcosa. Non è detto che debba essere una guida troppo sistematica o troppo pedante. A volte bastano pochissimi elementi perché appunto l'immaginazione dell'ascoltatore sia in qualche modo stimolata. E questo vedo che è sempre molto, molto ben accetto da parte del pubblico, sempre di più. Dall'altro lato, la divulgazione attraverso la radio. Radio classica, appunto, nel mio caso, che è anche una forma di divulgazione online, perché poi in fondo tutte le trasmissioni radiofoniche vanno in podcast, e quindi comunque il podcast rimane e diventa una forma divulgativa anche appunto online. Ecco, io in generale credo che, tornando alla definizione della Treccani, c'era una parentesi in questa definizione, e diceva che la divulgazione a volte è intesa in senso spregiativo, volendo significare che con la parola divulgazione il contenuto ha scarsa originalità e scarso valore scientifico. Ecco, la grande sfida sta proprio in questo. Cioè, potrebbe sembrare un paradosso, però a volte la parola divulgazione viene considerata appunto in senso spregiativo come una forma di semplificazione che porta appunto a volte anche a dire delle cose, non dico erronee, ma un po' generiche, diciamo, o qualche volta anche un po' erronee, no? Per far capire al pubblico qualcosa, a volte, come dire, si indora la pillola, magari per far apparire qualche aspetto magari più affascinante, oppure fanno delle inesattezze. Ecco, credo che questa sia un'altra sfida, nel senso quella di riuscire ad essere coinvolgenti, però mantenendo sempre, diciamo, questi due elementi, cioè il valore scientifico e l'originalità. Credo appunto che questi siano altri due aspetti importanti. Originalità appunto anche nel modo di porre i contenuti. Io adesso per esempio stavo in questi mesi, tra l'altro prima del coronavirus, prima che scattasse questa cosa, progettando una serie di video a carattere divulgativo in cui coinvolgere anche altri artisti, video a carattere sinestetico, cioè utilizzare la sinestesia, l'unione fra le arti per creare qualcosa di coinvolgente. Per esempio, faccio un esempio molto pratico: una piccola storia della danza al pianoforte dal Rinascimento fino al Novecento, con una ballerina, un ballerino che, quando io, per esempio, spiego il minuetto, mi fa vedere il passo del minuetto. Oppure una cosa simile si può fare anche con l'opera, basta un cantante. In questo senso, avere un pianoforte, una videocamera e con mezzi molto semplici si può fare veramente moltissimo dal punto di vista divulgativo. E inoltre, diciamo, il punto di forza è che la divulgazione può raggiungere un bacino d'utenza potenzialmente molto, molto vasto. Ecco, la debolezza, ovviamente, rispetto al concerto dal vivo sta nella qualità del suono. Però comunque la qualità del suono in un video divulgativo è un po' meno importante, diciamo, rispetto a Certo, quello che è il certo. contenuto divulgativo in sé. Sì, è chiaro. Ma adesso non, nel senso, abbiamo toccato anche i temi della didattica e vedo poi aleggiano ancora nei commenti. Questa sera non ci stiamo occupando di didattica in senso stretto. È chiaro che divulgazione e didattica non sono la stessa cosa per nessuno.
questo è un presupposto su cui ci possiamo da mettere tutti d'accordo, no? Sì. Ok, allora a questo punto leggerei alcuni dei commenti più strutturati che ci sono arrivati, magari se li mandiamo anche disponibili per tutti. C'è Giacomo che sostiene che probabilmente la divulgazione come aggiunta e non come sostituto agli eventi in loco, questo è chiaro, ripeto, noi vorremmo fare un discorso più ampio, non limitato alla situazione emergenziale in cui ci troviamo, andrebbe modernizzata e resa più appetibile al grande pubblico. Secondo me in generale è possibile rendere interessante e stimolante qualsiasi argomento se posto nella giusta materia. Allora, effettivamente abbiamo dei divulgatori superstar, penso a Alessandro Barbero che è diventato un po' per caso, o a Alberto Angela che invece diciamo ha fatto una sorta di cursus honorum. Però cosa, diciamo, se dovessimo chiedere a Luca Ciammarughi e a Sandro Cappelletto come si può modernizzare la divulgazione, come rispondereste? Inizia. Ma direi Luca, sull'onda del suo bellissimo discorso precedente del progetto di una storia della danza a pianoforte e ballerine. Quello per esempio è un modo, nel senso di, ritornando anche al fatto di non accentrare troppo su di sé, creare anche qualcosa di il più possibile dialogico, perché come Platone ci insegna, dal dialogo nascono sempre cose più animate, più divertenti anche, e poi il dialogo è sempre fonte di conoscenza, quindi ad esempio avere in un video diverse persone che hanno anche competenze diverse è importante, anche perché a volte diciamo si vuole perfino strafare, cioè per esempio se io devo fare un appuntamento divulgativo dedicato a Liszt, che non è proprio un autore del mio repertorio, perché devo suonarlo io magari in maniera un po' malamente? No, meglio invitare un grande pianista listiano, no? Questo è solo per fare un esempio. Ma per quanto riguarda il linguaggio, io non so se sono veramente la persona più adatta a rispondere a questa domanda, cioè il linguaggio e i modi anche della modernizzazione, perché a volte mi è stato detto anche, mi è stato rimproverato, ma tu sei comunque un divulgatore di elite, oppure abbiamo bisogno di qualcosa che veramente porti le masse verso la musica, non di una cosa troppo sofisticata. Può darsi, però io ritorno sempre al discorso di prima, cioè bisogna vedere quanto poi la divulgazione fa del bene alla musica vera e propria e quanto invece diventa una forma, come dire, di spettacolo, di show, che con la musica rischia di aver poco a che fare. Per esempio, in termini divulgativi, quello che mi piace del lavoro che fa Quinte Parallele è anche l'attenzione alla nuova musica, cioè la musica del Novecento. Novecento non è nuova musica, però la musica del Novecento è la musica contemporanea anche. Musica contemporanea, in maniera però con una certa levità, e questa è una strada molto giusta, perché non possiamo continuare a soltanto diciamo fare quello che chiamavo il racket dell'apprezzamento musicale sul passato, pensando di dare questo passato in una maniera soltanto un po' più leggera o divertente. Quindi ecco, questa problematica, cioè la problematica che mi assilla è il fatto che la divulgazione debba veramente fare del bene alla musica e soprattutto mettere l'accento su quelli che sono i grandi problemi della musica, per esempio la creatività musicale, che è uno snodo cruciale, perché non possiamo soltanto vivere di una forma di nostalgia, di passatismo e cercare ogni volta di proporla in un diciamo in un modo nuovo. Dobbiamo anche cercare di stimolare appunto nuove forme di creatività. In tutto ciò non ho forse risposto alla domanda, però si capisce che in me c'è una certa resistenza forse a trasformare la divulgazione in uno spettacolo che alla fine non so quanto aiuti la reale conoscenza della musica. Però modernizzare non vuol dire per forza spettacolarizzare, comunque adesso sentiamo anche l'opinione del maestro Cappelletto. Beh, nel campo musicale io ho in mente tre modelli diversi, ma a loro modo tutti eccezionali. Leonard Bernstein,
Leonard Bernstein, che lo ha divulgato per anni, ha capito per primo l'importanza del mezzo televisivo. Bernstein univa l'autorevolezza dell'artista, una facilità di eloquio, una simpatia, un modo di sentire subito l'umore del pubblico, no? Unico. E forse il suo capolavoro in questo senso è quando esce quella sera, dovevano fare il primo di Brahms con Glenn Gould, e lui dice al pubblico: no, guardate, abbiamo due idee talmente diverse che chiunque se ne sarebbe andato, anzi voi potreste chiedere: ma perché se sei qui, se non sei d'accordo con l'interpretazione del maestro Gould? E lui ha dato questa risposta formidabile, perché ho un tale rispetto per l'artista che è Gould che rimango, anche se le nostre opinioni sul primo di Brahms sono talmente diverse. In quel momento il pubblico era in tasca, l'aveva portato in tasca, era suo. Sensazionale. Il secondo esempio è proprio Glenn Gould, che divulgava se stesso. E voi non potete immaginare che cosa è stato il trionfo delle prime Goldberg di Glenn Gould, e quando lo ha fatto in studio, quando aveva ormai rinunciato al pubblico e ha fatto un filmato magnifico in cui spiegava le Goldberg in uno studio di registrazione. Questo filmato significativamente inizia dalla console di missaggio, e dalla console di missaggio si arriva al pianoforte di Gould. La tecnica e l'interpretazione. Il terzo esempio, stiamo parlando di due immensi artisti, il terzo esempio è quello di Roman Vlad. Se voi guardate le brevi introduzioni di Roman Vlad ai concerti di Arturo Benedetti e Michelangeli, registrati in bianco e nero per la RAI negli anni 60, con un rigore formale assoluto, il rigore del vestito di Michelangeli, bianco e nero, il nero del pianoforte, il bianco e nero dell'immagine, il taglio delle luci, la correttezza della semplicità delle riprese televisive, quello a mio avviso rimane un equilibrio perfetto tra la restituzione del suono di Michelangeli, il programma televisivo che si doveva fare, la divulgazione. Questo per dire che cosa? Qualunque sia il mezzo, noi dobbiamo certamente tararci sul mezzo, ma qualunque sia il mezzo dovremmo piegarlo alle nostre esigenze. Se continuerà questa drammatica esclusione del rapporto con il pubblico, noi dovremo avere la consapevolezza che divulgare è importante, perché noi il pubblico altrimenti lo perdiamo. E sarà molto difficile recuperarlo, perché il nostro pubblico è un pubblico anziano e dovrà ritrovare la tranquillità e la fiducia di andare a un concerto dal vivo, in un teatro, in una sala, e ci saranno i figli che gli diranno: ma dove vai papà, dove vai mamma, stai attento, è freddo, è umido, guarda che tossiscono vicino a te, eccetera. Sarà una durissima battaglia. E quindi dovremmo far crescere in questo periodo la voglia di ritornare, dovremmo far percepire non la presenza dello streaming e delle tante modalità in cui ci stiamo abituando a vedere, sentire, ascoltare la musica più o meno bene, dovremmo assieme a questo far percepire l'assenza della socialità, della vitalità, del farsi della musica, della sua fisicità. Questo è l'equilibrio che dovremmo raggiungere in questo periodo, e credo molto la troppa virtualità può diventare un boomerang per noi, a meno che non troviamo delle forme artistiche di proposta. Giustissimo. Perché su questo dobbiamo tararci. Dopodiché ci sono degli innegabili vantaggi pratici. Io faccio lezione ai ragazzi della Silvio D'Amico, invece di uscire di casa, andare in macchina, cercare parcheggio, prendere l'autobus, eccetera, eccetera, che cosa faccio? Un minuto prima mi collego e un minuto dopo, alla fine dell'orario, ho finito, sono a casa e ho risparmiato 2 ore tra andare e tornare. Ci sono vantaggi pratici innegabili. Bisognerà riflettere su questa esperienza dello smart working. Abbiamo scoperto che in tante realtà eravamo pronti a farlo, che funziona, che potrà aiutare a diluire, se non a ridurre, i flussi di traffico e di conseguenza dell'inquinamento, la perdita di tempo negli spostamenti, l'intasamento degli uffici, delle zone di parcheggio. Quindi dovremmo riflettere su questa esperienza di smart working, che in tantissime realtà sta andando molto bene.
non è vissuta come privazione, ma è vissuta come risorsa che si poteva utilizzare anche prima e che ora siamo costretti a utilizzare. La mia paura è che questo sì, io non ho paura delle libertà violate, io mi sento tutelato dalle disposizioni prese dal governo, non mi sento violato nelle mie libertà come ha scritto qualcuno, a tutt'altro, penso che sia stato fatto per la mia salute, ma dovremo stare molto attenti a che questa modalità di fruizione e di divulgazione non prenda il sopravvento, perché poi sarà molto difficile recuperare il pubblico. E nello stesso tempo sento, perché ho più anni di voi e quindi ho un arco di tempo più esteso, che la divulgazione è indispensabile, perché noi stiamo diventando minoritari nel nostro dibattito civile, artistico, culturale, e questo non ci fa bene. Non ci fa bene. E io lo vedo proprio con i miei contatti, anche giornalistici, il livello di relazione che ho con i colleghi adesso è molto più ridotto rispetto a quello che avevo anni fa, perché la musica sempre meno entra nella formazione di un uomo di media cultura, di un italiano di media cultura. Quindi ci sono grandi territori da esplorare. Maestri, io volevo entrare un po' più a gamba tesa nel vivo della questione, perché giustamente abbiamo scherzato, no? Sì, no. Ci siamo andati leggeri. Ovviamente sono tutte considerazioni davvero interessanti che credo che siano graditissime. Volevo entrare più direttamente nella questione sul fatto se si possa fare divulgazione online, più che quali sono i limiti. I limiti e i vantaggi pratici, appunto, come quelli che non sono, che sono lo spostamento e così via. Quali sono i limiti e quali sono le virtù, magari, di questa di queste piattaforme, della multimedialità che l'online può offrire, se ce ne sono, appunto, se non vogliamo essere. Sì, vabbè, li ho detti, lo spostamento. Sì. Cioè, allora, tecnicamente, i limiti. Ho riportato prima il pensiero di Salvatore Accardo, no? Un insegnante di strumento è limitato, lo stesso discorso del violino si può fare per il canto, per il pianoforte, per qualsiasi altro strumento, la qualità, la densità emotiva, affettiva e tecnica della lezione ne soffre. In un caso di divulgazione come quella di cui ci occupiamo questa sera, io ad esempio ho scelto di escludere le camere, sia perché la connessione risulta più stabile, sia perché il volto non distrae, emerge la parola. E ho diviso le tre ore, io ho cicli di incontri di tre ore in questo modo: c'è un'introduzione di circa 40 minuti che si conclude con una o due domande ai ragazzi, ai quali viene dato un'ora per rispondere, me le mandano o sulla stessa piattaforma online, io le leggo e discuto con loro, cioè cerco di difendere una risposta, un dialogo, una possibilità di avere un feedback da parte loro. Ecco. E sarei molto in imbarazzo a fare una divulgazione, presentare un'opera fronte agli amici di un teatro senza vedermeli davanti, senza sentire la reazione di un pubblico, quello che piace, quello che non piace, interloquire, sarei molto in difficoltà. Trovo che in questo periodo, lo sento tra gli amici, nel nostro mondo, di grandissimo conforto è l'ascolto radiofonico. Luca ha un'esperienza anche di questo. E l'ascolto radiofonico nella sua semplicità, nella sua fragilità, è potentissimo. Emerge la parola, emerge il suono, emerge il racconto senza la distrazione dell'immagine. Per esempio, per la musica da camera questo è fantastico, evidentemente per l'opera molto meno, ma per la musica da camera o per la musica sinfonica la radio è uno strumento eccezionale. Dunque io credo che dobbiamo riflettere tra questi la necessità, l'urgenza della divulgazione, non solo per rispettare gli obblighi della didattica, come stanno facendo le scuole, i conservatori, le accademie, eccetera, ma proprio per non perdere il pubblico, per non far perdere al pubblico la voglia di capire, di partecipare e di riuscire a trovare una plasticità in questi mezzi, le piattaforme, per cercare di avere anche con queste nuove modalità quel senso di condivisione che rimane un requisito importante
per ogni divulgatore, perché sia Bernstein che Gould che Roman Vlad sentivano in quel momento, ti mettevano immediatamente nel mood di condividere qualche cosa tra l'opera d'arte, loro e tuo pubblico. Grazie maestro. E il maestro Ciammarughi invece vuole dare la sua impressione, sì, anche a rispondere a questa domanda. Io sono pienamente d'accordo con quello che ha detto Sandro. Ovviamente per me la risposta è sì, che si può fare divulgazione online, però la questione è comunque molto complessa e articolata, nel senso, nel momento in cui, ad esempio, io sono un divulgatore, come conduttore radiofonico, come pianista che fa lezioni di concerto, e ho una pagina Facebook, in un certo senso la maggior parte delle cose che io posto quando parlo di quando posto un vinile oppure quando sollevo un argomento musicale, anche quella io la vivo come divulgazione, nel momento in cui ho tanti diciamo feedback da parte dei miei contatti. Invece parlando di qualcosa fatto ad hoc, cioè per il web, secondo me la questione cruciale l'ha sollevata prima Sandro, ovvero il fatto che per fare qualcosa che sia all'altezza della musica bisogna che il progetto sia ben studiato anche dal punto di vista meramente estetico, perché sennò è come quei concerti in cui magari il pianista proietta quattro luci di sfondo e pensa che così di aver risolto magari il problema di attirare un pubblico. Adesso questo è un esempio a latere, però il fatto che se vogliamo veramente fare divulgazione dobbiamo comunque innovare anche dal punto di vista di quello che è il tipo di approccio estetico che il mondo della musica classica ha. Ancora una volta io faccio non è una forma di, come dire, di captatio benevolenze, ma vi faccio i complimenti per esempio per la vostra rivista che ha una grafica bellissima, perché a volte basta vedere le stagioni musicali, cioè dei cartelloni di stagioni, anche magari ben foraggiate, che hanno delle grafiche allucinanti, un modo diciamo di presentarsi talmente naif, talmente diciamo fuori luogo, che a priori sembra quasi rovinare quello che uno andrà a seguire. Ecco, quello che sta per dire è che in questo momento noi, presi dal panico nella mancanza di musica, ovviamente in queste prime settimane ci siamo dati a mille interviste, appuntamenti, abbiamo un'agenda quasi più ricca di prima, più ricca non in senso economico purtroppo, ma comunque adesso, una volta passata questa fase, bisognerà veramente riflettere, diminuire queste cose, farne meno, però lavorare su progetti di ricerca veramente ben fatti. Cioè, come appunto, io prima ho fatto l'esempio della ballerina, ad esempio, quello secondo me può essere una buona idea, cioè fare delle cose artistiche, appunto, che attraverso la divulgazione, perché si può fare divulgazione anche in maniera artistica, diciamo, attraverso la divulgazione mettano il fulcro sull'arte, anche magari sul dialogo fra la musica e le altre arti, che oggi secondo me è un tema ancora del tutto aperto, tutto sommato. Adesso, per esempio, io penso, non so, se prendiamo il mondo dei leader, Fischer Dieskau e la Schwarzkopf, che appartenevano a un'altra generazione, dicevano che quando si canta un lead, questo lead non può essere teatralizzato, perché il lead è qualcosa che vive nell'interiorità. E questo va benissimo. Eppure c'è anche chi è riuscito a fare, ad esempio, una serie di video, per esempio il cantante inglese Ian Bostridge ha fatto una drammatizzazione con il film di Winter Rise in maniera estremamente convincente. Ecco, quello che questo non c'entra strettamente con la divulgazione, però in un certo senso c'entra, perché io finora non l'ho mai fatto, però dico a me stesso, ma quello che hai fatto finora è abbastanza? Cosa puoi fare di più? Si può fare moltissimo di più, giocando proprio sul mezzo, perché come diceva McLuhan, il mezzo è il messaggio. Certo. Quindi noi dobbiamo, in questo momento dobbiamo fare un passo indietro e riflettere sul mezzo. Giustissimo. Allora, io approfitterei a questo punto di un attimino di stacco per raccogliere una domanda molto interessante che avevamo visto prima di Luigi Nannetti. Eccola. Che prontezza, mamma mia. Non faccio neanche in tempo a finire di spiccicare la parola che ce l'abbiamo subito sul desktop. Luigi chiede se nel caso della divulgazione online non si potrebbe parlare di ribaltamento del rapporto tra divulgatore e pubblico.
rispetto a quanto detto giustissimamente prima da Cappelletto, ovvero il pubblico che sceglie sulla base del livello di approfondimento proposto dal divulgatore, che forse online può essere una necessità ancora più esplicitata. Ecco, a proposito del divulgatore d'élite che dicevamo prima. Certo, è il cuore del problema. La difficoltà per rispondere a questa domanda capitale è proprio di riconoscere il pubblico che hai di fronte, capito? Che non sempre è facile come questa sera. Che, ripeto, siamo tra noi. E trovo che la strategia indicata da Luca sia molto importante, cioè il mezzo e il messaggio, quindi pieghiamo il mezzo, studiamolo, cerchiamo di capire che cosa offre, che cosa può offrire, rendiamo, arricchiamo il modo di proporre la musica, la riflessione, la divulgazione in queste modalità online. Certamente ci sono delle tecnicità delle quali io personalmente devo ancora impadronirmi. È fantastico poter interromperci e ascoltare tutti magari per 16 minuti la marcia funebre dell'eroica di Beethoven e poi parlarne e poi ascoltare un'altra interpretazione e parlarne, condividendola proprio in tempo reale, sia pure in questo modo così virtuale. Questo si può fare, possiamo vedere il duetto del Fidelio in tre versioni diverse e discuterne, no? Tutti insieme. Ci sono piattaforme che possono ospitare centinaia di persone. Questo dobbiamo lavorarci perché è una grande risorsa. So che molte istituzioni si stanno dando da fare, per esempio l'Accademia Perosi di Biella intende avviare un corso proprio di critica online, con dei crediti riconosciuti per i propri studenti, no? Secondo un percorso che verrà messo a punto. Tutte iniziative utili, tutte iniziative che sono tra l'altro formalmente riconosciute, cioè se tu fai lezione, come sapete bene, su certe piattaforme, quello è tempo lavoro. Quindi c'è un riconoscimento giuridico formale, tu vieni pagato solo se fai lezione su quella piattaforma in questo periodo, altrimenti non vieni pagato, no? Figuri come assente. Ecco, però tutto questo non ci deve travolgere. Dobbiamo riuscire a tenere noi la barra del timone, se no ho paura che l'effetto finale possa essere un boomerang, una risorsa, ho paura che si possa trasformare in boomerang. Diciamoci la verità, il 23 febbraio, quando c'è stato il primo lockdown, immaginavamo che il 23 aprile ci saremmo trovati qui noi cinque e tutti gli amici che ci stanno ascoltando questa sera, non potevamo immaginarlo. È una reazione a caldo, stiamo sperimentando delle reazioni a caldo. Dobbiamo ragionarci, perché siccome le cose andranno avanti per mesi, lo sappiamo perfettamente, dovremmo ragionarci un po' più a freddo, ma questa è una buona strada. E io mi sono arricchito molto dalle vostre riflessioni questa sera e di avermi invitato. Penso che il maestro, perché c'era scritto che ci doveva salutare intorno alle 10, però adesso la connessione è un po' ballerina. La mia? Non so se... È un segnale, devo lasciarvi. Va bene, maestro. Grazie mille, vi abbraccio con grande affetto. Ciao, Sandro. Grazie maestro. Grazie a voi. Buona serata. Bene, ecco. Siamo rimasti in quattro come 10 piccoli indiani, ma andremo mano a mano prima che non smettono di seguirci da casa, ma mi sembra che i commenti continuano a scorrere, quindi comunque c'è curiosità e interesse. Diciamo, io alleggerei la domanda anche a Luca, questa la stessa di Luigi Nannetti, se vogliamo la rimettiamo velocemente sullo schermo così riprendiamo le fila del discorso. Di base il discorso è che il fruitore online può scegliersi il tipo di esperienza divulgativa a seconda del grado di esperienza che lui stesso ha e che il divulgatore propone. Il rapporto è ribaltato, diciamo. Sì, non vorrei che diventasse una sorta di supermarket del no. funziona anche a domanda e offerta, pure la divulgazione, per certi versi. Sì, su questo tema non ho ancora un'opinione ben precisa.
penso che è giusto, come diceva Sandro, di seguire un po' quelle che siano le esigenze del pubblico. Quindi se uno si trova più che altro di fronte a un pubblico online, c'è un carattere ancora più imprevedibile rispetto alla divulgazione dal vivo, perché prima Sandro diceva ci troviamo fra di noi, però è anche vero che mi pare che voi abbiate anche un certo pubblico di giovani ultimamente, no? Avete ampliato abbastanza la vostra... Sì. Poi quando si parla di musica classica o musica d'arte in generale, sicuramente si fa riferimento a un bacino d'utenza generalmente ristretto, magari non eccessivamente, però sufficientemente, quindi più o meno. Però il grado di esperienza magari musicale del nostro bacino d'utenza è molto più ampio. Ci sarà quello che ha fatto il conservatorio, ci sarà invece l'ascoltatore occasionale. Quindi sicuramente il divulgatore online deve adattarsi a questo raggio, diciamo, ampio. Certo. Ma diciamo che la dimensione online, a proposito dei pregi, prevede un'interattività, diciamo un'interazione anche forse più facile, perché nelle classiche domande che si chiede di fare al pubblico alla fine di una conferenza dal vivo, moltissime volte c'è sempre il timido della situazione che avrebbe una domanda da porre e invece non la fa. Invece l'interazione con i commenti, ad esempio, online è un'ottima cosa e prevede, permette anche forse con più facilità di rivolgersi al conferenziere, al divulgatore, rispetto a una situazione dal vivo. Questo potrebbe essere un altro punto a favore, però sono piuttosto io a farvi una domanda, essendo appunto voi più giovani di me. Invertiamo un attimo i ruoli, nel senso. Sono curioso di sapere anche il vostro punto di vista. Tra l'altro voi fate divulgazione, quindi dal punto di vista soprattutto della reazione dei più giovani alla divulgazione musicale, in particolare al rapporto che dicevo prima fra divertimento e serietà, quando la cosa magari può andare nei momenti su quello che si dice il cazzeggio, no? Cioè il momento di divertimento, il post un po' spiritoso. Sì, è il nostro core business, vorrei specificare. Sì. L'attenzione sale rispetto ai momenti invece più, seri o seriosi? La prendo io? Media manager. Io sono il media manager di Quinte Parallele, quindi puoi prendere te la domanda. No, è una domanda importantissima, credo che anche per questo sia nata questa voglia di discutere la tematica, perché è un po' anche il nostro motto, il nostro modo di fare. E credo che noi in quanto Quinte Parallele e in quanto persone della nostra generazione siamo molto abituati a convivere con la multimedialità, del nostro mondo, quindi ci siamo un po' nati e ci sguazziamo da sempre, quindi credo che ci venga anche un po' naturale pensare che per noi sia un metodo di comunicazione efficace e quindi allo stesso modo efficace intanto per i giovani come noi, quindi certo. La nostra missione è anche estendere ovviamente la musica a tutto il pubblico, però certo, per un giovane attecchisce di più, mi immagino anche che però la multimedialità possa aiutare anche quando si tratta di generazioni diverse, quindi noi puntiamo anche molto sui meme, no? Noi siamo un po' così, un po' spiritosi in questo senso, quindi credo che è un po' stironici siamo, sì esatto, ci definiamo sempre un po' post-ironici, quindi credo che per noi sia un po' naturale e visto che per noi è naturale, per noi un po' la naturale prosecuzione di questo discorso è estenderla a tutti i giovani che siano più o meno avvezzi appunto all'ascolto della musica e portare dei contenuti multimediali come stiamo facendo questa sera, come stiamo cercando di fare, abbiamo continuato a fare in altri modi, quindi da dentro è più facile, sarebbe anche interessante capire il pubblico che ne pensa effettivamente della multimedialità, se la trova efficace, se trova che si possano utilizzare altri strumenti simili o diversi anche per questa missione. Quindi io la posso anche palleggiare a Enrico e a Filippo questa domanda, però sarebbe anche interessante capire che ne pensa il nostro pubblico a questo punto. Sì, a me volevo dire una cosa che è un tema che non è ancora uscito, ma secondo me è veramente interessante,
a proposito anche diciamo, di divulgazione, anzi, su più livelli, è interessante quello che fanno, diciamo, potremmo definirli youtuber, soprattutto di area anglofona, penso a Sì. Naresol, Adam Neely, Adam David Brooks, Compare, Neely, esatto. sì. Inside the Sono Score, ce proprio. ne sono tanti, sì. Esatto, Esatto. ogni tanto neanche si mettono in prima persona con la loro faccia, a volte è solamente appunto un video che grazie all'ausilio del montaggio e di creatività, diciamo, audiovisiva riesce a comunicare concetti di armonia, composizione in maniera estremamente diretta, sicuramente nel caso di Adam Neely anche elevata, bisogna essere un po' iniziati probabilmente, però riesce comunque a raggiungere un pubblico enormemente, cioè molto vasto. Adam Neely ha 1 milione di iscritti, che poi per Sì. carità è comunque in lingua inglese, quindi questo aiuta. Sì. Però Però è evidentemente sicuramente efficace. un'indicazione efficace e vincente che secondo me nella musica classica, nella divulgazione in Italia ancora non è stato approntato. Quando si fa divulgazione online, per ora si tratta di principalmente di una lezione concerto come si sarebbe esperita dal vivo, trasportata nell'online, senza modifiche, come dicevi te, Luca, per quanto riguarda il mezzo. Esatto. Tra l'altro questo pone un altro problema che è anche quello della durata, magari, che degli interventi divulgativi. È vero che Alessandro Barbero, che voi citavate, ha online queste lezioni di 1 ora e mezza che però hanno centinaia di migliaia di visualizzazioni, però forse la storia è più trasversale come argomento, cioè un po', non dico tutti, ma moltissime persone sono interessate, non so, alla Seconda Guerra Mondiale o all'Egitto. Magari la musica, andando più nello specifico, richiederebbe, non dico delle pillole, però qualcosa di più breve. Sì, Beh, sì, Certo. Beh, però. nel caso della musica si tratta di un linguaggio che non tutti parlano correntemente, Esatto. diciamo. La storia si può narrare nel linguaggio comune, Certo. quindi tutti possono esperirla più facilmente, quindi anche questo potrebbe concorrere al successo maggiore di un divulgatore come Barbero, che poi sicuramente ha anche una personalità accattivante. E poi è diventato un personaggio da meme, Barbero, tra l'altro, che non è un fattore secondario, sempre per No, è buttarla nel calzeggio, importante. ma calzeggio non è, perché comunque si tratta di Certo. media comunicativi assolutamente inediti e che si possono utilizzare in maniera assolutamente innovativa negli ambiti più disparati. Un po' di tempo fa leggevo un articolo di una rivista di settore delle relazioni internazionali che pubblicava uno studio della NATO in cui veniva, diciamo, messo a sistema come si possono usare come arma di comunicazione di massa i meme. Cioè, adesso noi la stiamo buttando così a ridere, magari può sembrare ci stiamo dando una risata, ma in realtà è un tema serissimo. Cioè, c'è gente che pensa di usarla come strumento per combattere un'infodemia perché noi non possiamo portare il pubblico X ad appassionarsi di Schubert senza magari anche turbare troppe coscienze. Ecco, non è una cosa banale, Certo, ma certo. può sembrare una cosa banale. Così perché sono le immaginette che tutti noi scrollando compulsivamente su Facebook vediamo ogni giorno, quindi diciamo che ridere, in realtà c'è molto dietro, c'è anche una codifica di un linguaggio standardizzato. Penso al meme musicale per eccellenza che è The Lick, che è questo mini frateggio di una battuta in re minore che però è Purtroppo diventata mi una sorta di prendi lontano dal pianoforte, se no avrei se no subito l'avremmo contribuito. fatto. Chi conosce The Lick ha già capito, ci stanno addirittura i gruppi di fan, ci stanno gente che si diverte a ricercare nelle composizioni del 600 citazioni letterali di questo frammento, poi poco più di un frammento di scala, ecco. Adesso non per scendere troppo in fondo nella cultura, nella sottocultura di internet, però ecco, ci sono tutti questi meandri che la cultura musicale anglofona ha esplorato, che noi ancora dobbiamo interiorizzare per certi versi. Quindi, scusate, Certo, ho divagato sì. troppo forse. No, io volevo mettere in No, evidenza questo commento di Carlo Andrea che vedo, fresco fresco, più che altro non per il fatto della potenza comunicativa appunto, di quello che stiamo facendo noi, quindi di uno streaming, ma dei mezzi e come dire, dei mezzi che abbiamo a disposizione noi per
come dire, estendere questo tipo di divulgazione al pubblico, perché lui dice questo. Lui dice: il canale streaming dell'Opera di Genova, che invito tutti a visitare 2 giorni fa, ha fatto oltre 1 milione di click. È un canale divulgativo in cui si spiega e si dibatte. Qui il punto centrale, però, credo che sia: senza un teatro con la sua maestranza dietro non è possibile realizzare un progetto del genere. Quindi qui si sposta dal fine e dai mezzi invece a quello che c'è ancora prima, dai mezzi, neanche dei mezzi appunto di divulgazione, ma i mezzi di produzione, non so come dirlo, insomma. E quindi... Però allora... Vai, scusami Filippo. Però così torniamo al problema di prima che diceva Enrico, cioè se abbiamo bisogno di maestranze di un teatro per fare divulgazione dal vivo, vuol dire che il problema è che, cioè per fare una divulgazione efficace online, vuol dire che il problema è che non riusciamo a pensare a qualcosa di diverso per un media diverso. È un serpente che si muore della coda. Certo. Scusate, sono stato troppo tranciante. Per quanto sicuramente avere a disposizione queste risorse, appunto perché essere un teatro con la sua maestranza dietro sia probabilmente anche... Potrebbe essere un incontro di diverse maestranze, appunto, che si occupa appunto della divulgazione online e le maestranze del teatro, gli esperti, ci può essere un incontro in questo. Due cose si devono affiancare, idealmente. Certo. Non credo però che questo, insomma, vada a discapito poi della qualità e dell'efficacia della divulgazione, ecco, cioè, noi un teatro non ce l'abbiamo, insomma, c'ho appena una libreria scamuffa, eppure una libreria scamuffa è un PC relativamente nuovo, eppure siamo qui, insomma, 65 persone, prima 100 ci stavano seguendo, quindi forse bisogna, insomma, due pesi e due misure, ecco, direi che è sempre un po' la questione. Ragazzi, sentite, visto che stiamo andando verso la chiusura, se volevi dire qualcosa, Luca? Perché io non voglio... No, prima avete citato... la difficoltà sta sempre nel fatto che la musica ovviamente è qualcosa, come dicevi tu prima, che a differenza della storia non può essere risolta nella parola. Questo è lo snodo principale. Perché, citando Alessandro Barbero, mi è venuto in mente che il suo video più cliccato è quello sulla vita sessuale nel Medioevo, ovviamente, che attrae molto l'attenzione. E spesso nella divulgazione io mi rendo conto che quando faccio ad esempio una conferenza prima di un concerto o anche nella divulgazione radiofonica, spesso mi capita di andare sull'aneddotica, no? Della storia della musica, della storia soprattutto della vita del compositore, che sono cose che attraggono il pubblico, però mi rendo conto anche che l'aneddotica rischia poi di portare in una direzione che con la musica non sempre ha a che fare, quindi questo è un altro nostro problema, diciamo. Certo. Cioè bisogna trovare un bilanciamento fra le due cose, fra la musica e l'aneddotica. Sì, certo. Possiamo anche approfittare di questo momento per cercare di operare un minimo di distruzione creatrice, ecco, potremo trovarci un domani in una sorta di anno zero, ripartiamo anche da qui. Sì. Vabbè. Comunque, io prima volevo introdurre la nostra chiosa simpatica, che Luca, non mi ricordo se hai seguito anche il finale della scorsa puntata, noi stiamo creando questo piccolo rituale con il nostro pubblico di dare dei consigli, degli ascolti che poi approfondiamo nei giorni seguenti su Instagram, quindi se ancora non ci seguite, molto male, fatelo, ci chiamiamo Quinte Parallele anche lì ovviamente, e quindi tu hai ascoltato qualcosa di particolarmente significativo questa settimana, qualcosa che ti ha colpito, una vecchia fiamma che hai riscoperto oppure una nuova chicca, siccome tu sei un gran cultore anche dell'arte dell'ascolto sicuramente ci stupirai. Ho ascoltato moltissime cose, cioè dici in generale di musica classica? Sì, ma può essere anche qualunque cosa, se hai ascoltato un disco di jazz non ci formalizziamo per niente. Esatto. No. Tanto non è musica ugualmente, no. No, scherzi a parte. Apertissimi, noi siamo apertissimi. Allora, dunque... Ma per esempio oggi fai tanti vinili, perché sto ascoltando moltissimi vinili che ho collezionato un po' negli anni scorsi viaggiando per l'Europa, e un compositore che consiglio a chi non lo conoscesse è Reinaldo Hahn, scritto Hahn, che era tra l'altro grandissimo amico di Marcel Proust e la prima persona a cui Proust lesse le prime pagine della Recherche.
e stavo ascoltando oggi un vinile delle melodie di Reinaldo Hahn con un cantante che si chiama Jean-Christophe Benoit e un pianista che si chiama Bernard Ringhuysen, ma ci sono anche altre interpretazioni, per esempio il grande Gérard Souzet con Dalton Baldwin. È stato un personaggio incredibile. A proposito di personaggi poliedrici, perché lui fu anche un divulgatore, perché fu il primo a portare in Francia la musica di Mozart a inizio Novecento, dirigendo molte delle opere. All'epoca Mozart non era assolutamente un grande nome come oggi, un compositore trascurato. E fu direttore dell'Opéra de Paris, compositore, cantante, pianista, era un ottimo tenore, ha scritto un trattato di canto, una figura veramente eccezionale, quindi consiglio a chi ci segue anche di ascoltare la sua musica, in particolare queste melodie per voce e pianoforte, ma anche la musica per pianoforte che è stata incisa da un bravissimo pianista italiano che io stimo moltissimo, che è Alessandro Del Javan. Bene, che recupereremo allora, perché mi sembra che siamo tutti un po' carenti. Paola Vianello conferma, Luca Ciammarughi, Han è una meraviglia. Quindi abbiamo degli estimatori. Giuria di qualità. Sì. Vai Enrico, ragazzi, vai tu. Facciamo incrociato. Allora io ho il suggerimento del capo direttore, il mega direttore galattico, Filippo Simonelli. Ho ascoltato la Turalanga Lila Symphony, diretta da Myung Bun Chun. E insomma, un'opera impegnativa in particolare. Che ha ispirato l'altro Chung. Tra l'altro Chung fu molto vicino a Messiaen personalmente, quindi agli interpreti ideali. Sì, infatti. Marco, tu cosa hai ascoltato? Io intanto mi voglio scusare se mi tirate i pomodori, prima ho detto il jazz non è musica, ovviamente era una battuta, ragazzi, abbiamo parlato del leak osannandolo, quindi ovviamente non possiamo che affrontare il jazz. Ci sono. No, questa settimana mi sono, ovviamente, viste le ricorrenze, cioè... oggi Prokofiev appunto con la Sinfonia Classica, e visto che ieri era la giornata della Terra, mi sono sparato tutto il Das Lied von der Erde di Mahler, che insomma che non è indifferente, è stata, e poi che ho avuto modo di ascoltare solo un paio di volte, quindi è stato rigenerante, devo dire, e poi insomma ci ha messo in contatto col pianeta anche attraverso il suono. E invece per quanto riguarda, diciamo, ascolti, no, non al di fuori, perché in realtà è sempre classico, però ho ascoltato qualche giorno fa di nuovo tutto Miroir di Ravel, che è sempre anche un oceano dove navigare, una barca sull'oceano, appunto, un oceano dove navigare, un oceano di sonorità, di evocazioni appunto di questi paesaggi, poi ovviamente se sono dedicati anche agli amici, no, del suo gruppo, degli Apache, quindi c'è anche questa... relazione un po' umana al di sotto, no, di queste composizioni tra Ravel e i suoi colleghi e amici parigini. Vai Filippo. Bene, allora io che sono proprio campanilistico fino al midollo, il 21 aprile, compleanno di Roma, mi sono dedicato all'ascolto della trilogia romana di Respighi nell'edizione di Sinopoli, di cui tra l'altro il 20 aprile ricorreva anche l'anniversario di nascita. È veramente un'esperienza incredibile, musica perfetta sotto tutti i punti di vista, non tanto per il mio gusto, quanto proprio per la concezione. È incredibile, secondo me, come in alcuni momenti la musica, cioè lo sviluppo musicale, qualsiasi cosa, sia pressoché assente, eppure ti tiene incollato 6 minuti all'ascolto, alle cuffie, ti dice che succede adesso, che succede adesso, e c'è tutto questo... È veramente l'abilità, un'abilità da cesellatore assoluta. Poi se volessi invece virare su qualche chicca, beh, abbiamo già citato prima il nuovo concerto del pianoforte e orchestra di John Adams, che è disponibile su Spotify, inciso con Gustavo Dudamel e Yuja Wang. E poi vabbè, io che sono, in realtà sono anche un grandissimo appassionato di Seconda Scuola di Vienna, e mi sono, il giorno dell'anniversario della morte di Manon Gropius, ho ascoltato il concerto che le ha dedicato, ovvero il concerto del violino di Berg, che secondo me rimane, oltre al più grande lascito di tutta la dodecafonia, un capolavoro di emozioni, di capacità di coesistenza tra sistemi e concezioni della musica radicalmente diversi. Tra l'altro c'è una bellissima lezione di Bernstein, per tornare
in tema, che non mi risulta abbia mai diretto questo concerto dal vivo, ma ne parla con una semplicità che veramente ogni volta mi emoziona profondamente. Bene. Direi che vediamo dai nostri commenti. Vai, Fra. Qualcuno che appunto consiglia. Intanto Matteo Macinanti ribadisce che i più grandi divulgatori rimangono Lillo e Greg in Radio Coatta Classica. Assolutamente. È un'esperienza che ci ha formato tutti. Beh, a chi non è rimasto l'esperienza di aver ascoltato Codali, no? Oh, Zoltán Codali, Zoltán con la R. Bellissimo. Matteo, effettivamente, questo sarebbe stato un esempio interessante da trattare, perché è un po' limite, però limite, cioè anche effettivamente rimane qualcosa poi nell'ascolto di questi piccoli, no, incisi che fanno loro nelle trasmissioni, quindi prossima volta ne parliamo. Non mi ricordo chi dei due, fra Lillo e Greg, che aveva fatto un testo recitato con musiche di Greg. Era Greg, abbiamo anche un'intervista sul nostro sito, ragazzi. Vero. Città, perdonatemi. Vai, mi sa che Luca voleva dire qualcosa. No, mi è tornato in mente Glenn Gould, che prima ha citato Sandro. Stavo pensando che questa situazione sociale che stiamo vivendo, per Glenn Gould sarebbe il paradiso in terra, perché lui non aveva contatti se non telefonici, e odiava essere toccato, sfiorato. Quindi lui in una situazione del genere avrebbe creato qualcosa di straordinario. Già lo faceva, ovviamente. Distanziamento sociale a misura di musicisti, era misantropo a dei livelli clamorosi. Una volta un tecnico della Steinway diede una pacca sulla spalla e lui lo denunciò e si fece ingessare, anche se in ospedale gli avevano detto che non aveva nulla. Lui si è fatto ingessare lo stesso, gli ha fatto una causa dicendo che gli aveva sconvolto l'equilibrio psicofisico, perché per lui essere toccato era qualcosa di inconcepibile. Quindi Gould in questa situazione sarebbe veramente nel suo humus. Dobbiamo prendere spunto da lui. No, scherzo. Sì. E nel frattempo nei commenti ci consigliano lo stupendo Poème de l'Extase di Scriabin, che insomma è un pezzone, ecco, lo diciamo un po' alla Radio Coatta Classica, regà, è un pezzone, si dice, no? Esatto. Alla Radio Coatta Classica. Invece nel frattempo per tornare a Prokofiev, anch'io voglio dare un suggerimento d'ascolto, che è il primo concerto per violino suonato da Oistrakh, che è un'esperienza veramente allucinante, soprattutto il terzo movimento è un viaggio psichedelico, direi, senza bisogno di chimica. Perfetto. Filippo, invece Carla ci chiedeva, fammi sapere se poi il vinile è del 63. Sì? Sì, confermo, e c'è anche un'edizione in CD del 1994, mentre mi era rimasto il dente avvelenato per non aver trovato questa cosa subito, quindi io sono andato a fare le mie ricerche. Voi non mi avete visto, ma ho trovato tutto. Abbiamo incaricato il team di cui sono. Ah, quindi non ascoltavi Filippo, eh? Bravo, bravo, bravo. Ti sembravano pertinenti i miei interventi. Luca Ciammarughi parlava, te stavi lì. Sì. Ecco perché parlavi del leak quando si parlava di divulgazione musicale. Comunque direi che a questo punto siamo arrivati abbiamo saturato qui l'attenzione del nostro pubblico tra meme, cose serie. Mi aspettavo una domanda del tipo, ma la Astanova fa divulgazione musicale? Questa è una cosa per i pianisti frustrati, che se c'è qualcuno all'ascolto io li saluto volentieri, però diciamo ci siamo tenuti ancora prima serata, mi sa, quindi ancora queste domande non si possono fare. Più tardi faremo una puntata del Circolo delle Quinte a luci rosse, potremmo live show vietato ai minori. Però adesso, come proprio la Stanova, leviamo i tacchi, direi. Sì. Approfittiamo per salutare il Fondo Petrassi, gli amici del Fondo Petrassi, che hanno seguito e che ci seguono da parecchio tempo e che sono comunque eredi di una tradizione, diciamo, di un certo peso. E io come ultima nota vorrei fare gli auguri a Luca, che ha compiuto ieri gli anni. Non si dice mai, perché non è buona educazione, però con queste note vogliamo chiudere, ragazzuoli? Direi proprio di sì. Allora, grazie a tutti per essere stati qui, grazie a Luca Ciammarughi e a Sandro Cappelletto, grazie. In contumacia purtroppo.
che non c'è. Sì, sì, sì. Scusami, Filippo, vai, vai. No, 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 volevo dire una cosa importante. Ci vediamo giovedì prossimo alla stessa ora, ma con due ospiti di un certo peso, che sono? Sei tu, vai, dimmeli tu. Come non io sono smemorino, ci confondiamo le date. Ah. Allora, giovedì prossimo torneremo a parlare di attualità, parleremo di riapertura dei teatri, la risposta delle fondazioni lirico-sinfoniche, avremo come ospiti Francesco Giambrone e Michele Dall'Ongaro, quindi siateci, connettetevi, preparate i popcorn perché comunque ci sarà da divertirsi. La chiudiamo qui oppure metti il green screen, Marco, per cortesia? Allora, direi la chiudiamo qui. Potrebbe esserci un cameo di Lola Stanova, però non ve lo assicuriamo. Così vi teniamo online per sicurezza. Grazie a tutti, grazie a Luca Ciamarughi, ancora auguri soprattutto anche al maestro Ciamarughi. Grazie a voi. E a Prokofiev. Ci vediamo giovedì prossimo alle 21, sempre su Facebook e su YouTube, con il Circolo delle Quinte. Perfetto, è andata. Buona serata, grazie. Buona serata a tutti. Ciao.